Una scuola che si apre al territorio, come sempre, è la Luigi Capuana, diretta da Cetta Mongelli. Nei pressi di Via Europa, Via Palazzi e Via Benedetto Croce sono numerose le attività che si realizzano al fine di permettere agli alunni di trovare, proprio nella scuola, un punto di incontro. Le attività sono laboratoriali e multidisciplinari. Stiamo cominciando un percorso per imparare i diritti dei bambini di tutto il mondo, che devono essere sempre rispettati dagli adulti. Per esempio il diritto all'istruzione, al gioco, alla vita, alla crescita, all'istruzione e alla salute. E ce ne sono ancora tanti altri. Da i bambini in movimento, giocando si impara, a il mare da mare, dalla scoperta di un mondo diritto ai miti e sportivamente a scuola. Ed ancora conoscere, amare e valorizzare il patrimonio archeologico di Gela con le mini guide. Il nostro POF ha un titolo che è l'attenzione al territorio, l'apertura al territorio, la valorizzazione del territorio. E in questa prospettiva abbiamo chiesto aiuto alle varie associazioni di sostenerci nel nostro progetto ha una finalità, che è la competenza, al di là delle conoscenze, al di là delle abilità, oltre noi lavoreremo con una didattica per competenze, perché alla competenza vogliamo arrivare. Cioè all'autonomia, cioè alla professionalità di domani, di un cittadino di domani. Per gli alunni dell'infanzia sono stati attivati progetti di potenziamento e di recupero delle competenze. Abbiamo preparato delle pigozze che venderemo a dicembre in un mercatino di Natale. Queste bambole vendranno vendute all'UNICEF, che le daranno ai bambini meno fortunati. I progetti sono curriculari, con tempi distesi e non in orario aggiuntivo per i docenti. Prezioso il contributo degli esperti esterni altamente qualificati. E noi creiamo le condizioni affinché si vada verso l'inclusione fin dalle prime classe della scuola materna, perché l'inclusione non è un qualche cosa che viene dall'alto, ma viene elaborata, viene vissuta, e quindi attraverso il progetto di Special Olympics Young Atleta noi stiamo facendo un programma che mette assieme, attraverso il gioco, disabile e non. Oltre a questo obiettivo di carattere sociale e dal punto di vista futuristico sportivo con sport unificato, noi diamo degli elementi di carattere psicomotorio proprio per fare in modo che attraverso il corpo vada a migliorare anche quelli che sono i prerequisiti per la scrittura, la lettura, cioè i concetti di carattere cognitivo. La cortina.